ogni persona a suo gusto e a sua volontà. Con la fortuna o anche senza, viva la vita. Chi la cammina e chi corre andando più in là. Come lo sport conta essere della partita. Quel microscopico bimbo potesse parlare, certo direbbe anch'io voglio partecipare. Viva, cantiam viva la vita. Viva, e nasca un fratellino di più. Viva, affascina la vita. Un'iniziativa stupenda, meravigliosa, la definisco io personalmente. Sì. Date che oggi si farà la prima maratona, o la seconda edizione della maratona, e siamo in compagnia della dottoressa Irma Civitareale. Bene, responsabile naturalmente della struttura. Dottoressa, intanto complimenti per questa sua iniziativa, che sembra vicino agli ospiti, diciamo così, con i loro problemi, che lei cerca di alleviare nella maniera più possibile e legalmente possibile. Certo, chiaramente. È importante anche avere queste giornate così un po' particolari, un po' diverse, sotto l'egida dello sport, perché lo sport è un concentrato dei valori più belli che esistano, la solidarietà, l'allegria, se posso dire, anche in un momento così, la competizione sana, i sani principi veramente della solidarietà. E poi qui alla partenza siamo tutti uguali, magari poi quello che fa la differenza è un po' la tenuta fisica, però siamo tutti liberi, tutti partecipano allo stesso modo, con le stesse prerogative. Quindi è una giornata, abbiamo voluto ripeterla perché è stato bellissimo l'anno scorso, anche dare questa sensazione di libertà, di corsa verso la libertà, e ecco, questo è il nostro vivi città, anche perché il carcere è un pezzo della città, un pezzo che forse la città a volte tende a dimenticare, ma insomma invece bisogna, è importante che si porti solidarietà all'interno e anche un esempio di vivere bene, perché lo sport è anche rispetto delle regole, quindi l'insegnamento che viene dallo sport è anche questo, il rispetto delle regole e quindi rispetto anche una volta che si uscirà fuori. Lui sa perdonare, ma si può fare davvero. In compagnia dell'onorevole Anna Teresa Formisano, sensibile sempre a queste manifestazioni, non è cosa antica, è sempre recente il tuo interessamento per queste cose. Vivi città, la manifestazione all'interno del carcere di San Domenico per la sua seconda edizione. E si è ripetuto, l'anno scorso è stato un successo, che ne pensa? Ma sicuramente è una bellissima idea, ma credo che bisognerebbe andare anche oltre, perché ne parlavo prima con la direttrice del carcere, qui ci sono delle persone detenute che potrebbero dare anche all'esterno di queste mura del San Domenico un loro contributo per il miglioramento di vita della città di Cassino, e credo che sia arrivato il momento di farlo. Ne parlavamo prima con la direttrice, è ora di far uscire, come in tante altre città, quegli elementi, quelle persone che hanno delle professionalità, che siano artigiani, che siano elettricisti, muratori, giardinieri, che siano disponibili a dare una mano per migliorare la qualità della vita. Questo può essere un momento di partenza, al di là della corsa, per fare questa sperimentazione. Ci sono dei progetti già in atto e io ho dato la mia disponibilità alla direttrice proprio per questo, perché credo che sia arrivato il momento di farlo. Sempre propositiva l'onorevole Formisano, quindi questa è una bella iniziativa, portare fuori all'esterno gli ospiti, sul loro malgrado, insomma. Io ho visto i giardini di questo carcere, che sono tenuti in maniera eccellente dai detenuti, perché non pensare ai giardini della città di Cassino, per esempio, ma questa è una delle tante iniziative che si potrebbero fare. Speriamo che il sindaco ascolti, grazie. Grazie a voi. Stiamo in compagnia del magnifico dottore Atenese, il quale
sta vivendo, diciamo così, un momento particolare per la sua attività di educatore, non solo, ma responsabile dell'Università Basso Lazio di Cassino. Oggi una manifestazione all'interno del carcere mandamentale San Domenico e stiamo in procinto di affrontare un grande impegno a livello nazionale, che sono le Universiadi. Sì, vabbè, la manifestazione di oggi è un po' a sé stante, anche l'anno scorso c'ero, ho accolto l'invito della direttrice, la dottoressa Civita Reale, che vuole creare questo momento di incontro e di socializzazione, oltre che di competizione blanda, amichevole, insieme con i detenuti qui del carcere. Mi sembrava giusto, perché in ossequio anche al ruolo dell'università, che oltre a formare competenze ha anche il compito di formare valori, di creare valori, e sicuramente una giornata come questa può contribuire al valore della socializzazione e della coesione sociale. Per quanto riguarda i campionati nazionali universitari, ci stiamo preparando, ferve l'attività, infatti oggi mi potrò trattenere poco proprio perché gli impegni sono tanti, ma credo che dal 16, il 18 abbiamo l'inaugurazione, ma le gare iniziano il prossimo 16 maggio, questa città, questo territorio, questo sistema darà sicuramente una grande immagine di sé, un'occasione credo unica per andare sotto i riflettori in maniera positiva e speriamo che tutti la sappiano cogliere alla meglio. Come avete notato, il magnifico calzo e pettorale numero 23 quindi sarà uno dei protagonisti. Sì, anche se credo per qualche giro, perché ho una riunione sul dottorato di ricerca, io comunque rimango un professore. Stamattina ho fatto lezione ai miei ragazzi, poi abbiamo i vari eventi, dopodiché ho una riunione sul dottorato perché faccio il rettore, quindi ho certe responsabilità accademiche che sono importanti. Incastro queste cose all'interno della normale vita con grande piacere, però ci tengo a dire, io prima di essere un atleta sono un ricercatore, un professore e temporaneamente anche il rettore del mio ateneo. La ringraziamo per la disponibilità e facciamo tanti auguri per la sua attività. Grazie a lei e in bocca al lupo a tutti. Abbiamo intervistato poc'anzi il rettore, il magnifico rettore, abbiamo ricordato del prossimo impegno che poi insomma va rivolto anche a te la domanda per quanto riguarda le universiadi, una grossa manifestazione, un impegno notevole. Ah, sicuramente un impegno grande, abbiamo la partecipazione di 3.000 studenti con 52 atenei, quindi ci aspettiamo oltre 3.000 partecipanti in 25 discipline. In sede diversa, Cassino, Cervaro, Atina, Sora, quindi veramente un impegno del territorio. Del territorio, ma come dice sempre il rettore, abbiamo fatto un sistema che funziona abbastanza bene, università, comune, CUS, tutti impegnati a portare i ragazzi a Cassino e farli poi ritornare. Questo è il nostro, riuscire a fare questo è un impegno gravoso, ma siamo fiduciosi che avremo un grosso successo. Carmine, una domanda provocatoria. Questa iniziativa da parte dell'Università Basso Lazio di Cassino, chiaramente tu hai detto una cosa bellissima per la partecipazione di circa 50 atenei, insomma, nel territorio italiano, quindi ci sarà anche, diciamo così, un turismo. No, non il turismo, noi abbiamo riempito tutti gli alberghi, addirittura c'è qualcuno che ha cominciato già a prenotare verso la montagna e verso il mare Formia Gaeta, quindi se questo non è turismo, anche se qualche categoria ancora lavora pochissimo, cioè io penso che bisogna rimboccarci le maniche in questi ultimi giorni e offrire a questi ragazzi, che è un target che va da 18 ai 28 anni, tutto il nostro saper fare, quindi ce la dobbiamo mettere tutti, perché oltre poi finiti il 26 maggio CNU vogliamo che questi giovani ritornino a Cassino. Questa è musica per le mie orecchie, che insomma sono diventato vecchio su questi argomenti, era un sogno. Ti faccio i complimenti, Calcio, non hai bisogno dei miei complimenti, anche dei miei, veramente encomiabile il tuo modo di fare, il tuo impegno nel settore e tutto quello che stai facendo per la città. I complimenti fanno sempre bene, poi quando sono sinceri sono bene. Ma la cosa bella, devo dire, che per la prima volta, e tu sai, io l'amministrazione ho sempre criticata, ma veramente ha fatto oggi un capolavoro con la realizzazione della pista atletica, quindi grazie al sindaco e a tutta l'amministrazione e a tutta la città. Su tua iniziativa il viale d'accesso agli spogliatoi dello stadio di Cassino, dedicato a Pietro, il nostro papà, quindi grazie. Affascina la vita, viva e voli.
fa, cantiamo viva la vita, viva, e nasca un fratellino di più, viva, affascina la vita. Siamo qui in procinto di assistere alla partenza di Vivi Città, una gara all'interno, come avevamo già precedentemente detto, fatta all'interno del carcere di San Domenico di Cassino. Vediamo in prima fila l'onorevole Formisano, poi vediamo la dottoressa Irma Civitereale, che è la responsabile qui della struttura, Riccardo Viola, il figlio del indimenticato presidente della Roma, che è il responsabile regionale del CONI, vediamo il delegato provinciale, poi c'è il sindaco di Cassino, poi vediamo anche altri ospiti illustri, il rettore dell'Università Basso Lazio di Cassino e tantissime altre autorità. Ma quello che è importante, ecco, nella più completa euforia del momento, vediamo che c'è alla partenza tanta attesa, speriamo che l'anno scorso ha vinto un ospite qui dell'istituto, che ci ha detto la responsabile della struttura che vorrebbe ripetersi anche quest'anno. È un ospite che non è italiano. Questo fa enormemente piacere. Abbiamo fatto delle interviste molto interessanti, ci è sembrata quella dell'onorevole Formisano, che ha proposto che questi ragazzi vengano anche utilizzati. Ed ecco la partenza, vediamo in vantaggio un gruppo notevolissimo. C'è un tifo da parte dei tanti ospiti qui di Cassino. C'è anche la responsabile della Caritas del comune di Cassino, alcuni consiglieri comunali. Come potete osservare, il gruppo si sta sfilacciando e praticamente conduce al primo giro il numero pettorale, ci sembra 41, seguito da un altro atleta. Quindi nelle prime 6-10 posizioni si è sgranato il gruppo, praticamente sono 6 gli atleti che si sono distaccati dal gruppo. Sta passando in questo momento il pettorale 44, 80, non sappiamo a chi fanno capo, poi il 63, poi il 51. Il 37, 68, 64, 50, quindi c'è un nutrito gruppo di atleti che seguono i 6 che si sono staccati e che conducono al primo giro la gara. Passa in questo momento sotto lo striscione del primo giro il responsabile del CUS, Carmine Calce, poi altri ragazzi. Il numero 38, 75, col numero 31 è un signore abbastanza presente, diciamo, com'è. Adesso c'è il passaggio del sindaco Cassino che alza le mani, ma non in segno di vittoria, si è arreso. Adesso il primo giro, il pettorale 53 ci sembra, poi l'81 che se la prende con calma, partecipa ed è sempre bello. Il 56 che lo vediamo impegnatissimo, hanno già alcuni sono stati doppiati.
chiaramente gli atleti si sono sgranati, come si dice in gergo ciclistico, e quindi c'è un gruppetto che guida, stanno lì davanti, e poi man mano, ecco, arrivare e completare il primo giro. C'è col Petterale 65, Cassano si chiama, ci fa piacere dirlo. Certo che è commovente vedere la partecipazione di questi ragazzi, questa iniziativa veramente magnifica e da lodare. Come si sta svolgendo? Bene, bene, per i ragazzi facciamo questo ed altro. Abbiamo chiesto al responsabile del CUS, che sta correndo anche lui, ed ecco la direttrice che conclude il giro, si ferma con l'onorevole Formisano che la invita a continuare la gara. Bene, bene, bene. Una gara all'interno, come avevamo già precedentemente detto, fatta all'interno del carcere di San Domenico di Cassino. La gara si svolgerà sui circa 4.000 metri, esattamente 7 giri, 7-8 giri ci è sembrato di capire, e i partecipanti sono numerosissimi, fra ospiti, responsabili, vi ricordiamo che sono ospiti qui dei ragazzi, la maggior parte sono tutti giovani, e ci sono anche le autorità. Después del yugo nos vamos de pachanga, en mi carcacha levanto a mi preciosa, y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa. Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas, y donde hay ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. Al quarto giro conduce la gara con il pettorale 48 l'atleta Amau, che sarebbe poi il vincitore della prima edizione. Si sta ripetendo, evidentemente rappresenta per lui, insomma, una gara che la prepara durante l'anno, e quindi ci fa piacere che anche quest'anno lui possa coronare, diciamo, il successo sulla seconda edizione. La spicciolata, altri atleti, vediamo addirittura un atleta con il pettorale 62, come ti chiami? Di Fiore, il pettorale 62 è un po' claudicante, ma ci risulta che stamattina hanno anche fatto una partita di calcetto, e pertanto molti di loro sono ancora acciaccati. Poi con il pettorale 70, come ti chiami? Saughella. Ultimo giro, vediamo che Amau passa adesso sotto lo striscione dell'arrivo con il numero 48, ed è con viva sorpresa, vediamo Carmine Calce che sta concludendo l'intero percorso della gara. Sono rimasti in pochi, però continuano ad inanellare questo circuito all'interno del San Domenico.
quindi per i primi due è l'ultimo giro, quindi mancheranno ancora 400-500 metri. Vediamo intanto la spicciolata, altri concorrenti, il 22, anche l'atleta Baggio che se la prende comoda, comunque insomma è da ammirare. Per alcuni è l'ultimo giro, per altri invece ne devono concludere, ne devono completare ancora due. Penso che il battistrada saprà arrivare. Ah, quindi vediamo un attimino, ed ecco il chi si aggiudica la gara con il pettorale 32. Come ti chiami? Omar. Omar, questa è la prima edizione che hai vinto. Ah, quindi due edizioni, tu sei il vincitore delle due edizioni. L'anno scorso non ho fatto il secondo, quest'anno ho fatto il primo. Quindi doppio vincitore del bravo, veramente bravo. Grazie di tutto. Hai chiesto il tempo che hai impiegato per... No, non ce l'avevo un po' di tempo così. Sento, la tua nazionalità? Dal Marocco. Marocco? Sì. Quanti anni c'hai? 30 anni. Giovanissimo. A complimenti, auguri, eh. Grazie a voi. Grazie a tutti quanti. La rutina es igual, nunca se acaba. Primero es el trabajo y después es el guateque. En cada fiesta no puede faltar la cumbia y todo el mundo bailando se divierte. Después del yugo nos vamos de pachanga. En mi carcacha levanto a mi preciosa. Carmine Calcio è l'unico che ha, il percorso l'ha fatto per intero, ma non poteva essere diversamente. Sei arrivato nei primi 10, adesso non so, non mi chiedere perché siete arrivati un po' alla spicciolata. Quindi ha vinto il concorrente Amau, che poi ha vinto anche l'anno scorso col pettorale 32. No, è stato emozionante. No, l'ho visto perché è un bel atleta, corre anche abbastanza bene. Evidentemente prima di questa piccola disavventura era un atleta. Io ho partecipato, mi dispiace che il nostro vettore si è fermato, ma per impegni, ma è molto più forte di me, quindi sì. Perfetto, prendiamo alto. Bene, Carmine, grazie. Grazie a voi. Riccardo Viola, responsabile regionale del CONI, e poi mi permetta di aggiungere figlio dell'indimenticabile ingegner Violo. Beh, questa è una manifestazione, penso che le farà piacere. Sì, che no, io ringrazio per l'attestato e per il ricordo nei confronti di Viola, che lo sto vedendo in tutti questi anni come referente dello sport. Trovare persone che ricordano Dino Viola nei termini in cui spesso si esprimono è solo un motivo di soddisfazione. Grande e di orgoglio. Signore dello sport. Grazie. Arriviamo a noi, passiamo. A noi. Dicevo, una gara qui all'interno del San Domenico, suggestiva, poi l'iniziativa veramente encomiabile, penso che lei ricondividerà. E la seconda edizione è stato un successo. E diceva l'onorevole Formisano che sia opportuno che questi disgraziati ospiti di questa struttura vengano utilizzati, sono pronti per essere utilizzati anche all'interno della città, proprio per dargli la possibilità di riscattare, diciamo, momentanei errori della vita. Allora, risposta un po' articolata. Io da 10 anni sono stato presidente del CONI provinciale. Le più belle iniziative che abbiamo fatto come CONI Roma
e all'interno di Repipia, perché io credo che lo sport sia di grande aiuto nei confronti dei detenuti per uscire dalla noia, perché quella che è la routine, quella è tutta qua. Quindi dal mio punto di vista bellissima questa iniziativa, ho cominciato a fare questo discorso con l'UISP di Roma e oggi mi fa particolarmente piacere essere qui con gli amici dell'UISP di Frosinone. Seconda cosa importante, normalmente ogni anno la prima domenica di giugno è la giornata nazionale dello sport, quest'anno lo slogan è lo sport è diritto di tutti, io come CONI Lazio la giornata dello sport, nazionale dello sport il 2 giugno la farò all'interno di Repipia, proprio per significare che tutti hanno diritto allo sport, e quindi questo è il secondo aspetto. La terza cosa, io parto da un'esperienza fatta a Civitavecchia molti anni fa, in cui ci chiesero il direttore del carcere di organizzare dei corsi legati alla gestione degli impianti sportivi. Chi è in regime di semilibertà? A questo punto potrebbe benissimo, al termine di questo periodo di corsi e altre cose, creare una convenzione con il comune, quindi pensiamo a Castino e altre cose, in cui i detenuti, il regime o con i permessi possono andare negli impianti per poter fare questo discorso di sport. In sintesi, io come presidente del CONI promuovo tutti gli sport. Dove sono particolarmente sensibile è nei confronti di tutte le realtà che hanno difficoltà a fare sport, quindi mi riferisco al mondo dei disabili, al mondo dei meno ambienti, sono passato oggi all'impianto della Caritas dove c'è tutta una situazione dove anche lì dovremmo fare qualcosa, nell'ambito delle carceri, nell'ambito delle case famiglie, perché io credo che lo sport deve essere un diritto di tutti e se noi come CONI andiamo a promuovere, soprattutto in questi ambienti, diamo un messaggio positivo che lo sport, ed è poi concludo con lo slogan dell'UISP, lo slogan dell'UISP era lo sport per tutti, ecco, io faccio mio, ho sempre fatto mio questo slogan, lo sport deve appartenere a tutti. Presenza qui all'interno del carcere mandamentale di Cassino, la responsabile della Caritas di Cassino, che ha voluto così magnificare questa giornata con la sua presenza da protagonista. Abbiamo ascoltato poc'anzi una dichiarazione di Riccardo Viola che stamattina è stato ospite della vostra struttura per quanto riguarda il discorso disabile eccetera eccetera, e si è rallegrato per questa diciamo così, struttura e presenza all'interno della città. Ecco, un'iniziativa noi ti ricordiamo da tanti anni ormai, sei una pietra miliare per quanto riguarda Cassino. Queste cose ti danno sempre la stessa emozione, noi ti riconosciamo la tua sensibilità per questi valori che si erano un po' persi, che però insomma stanno rivenendo su anche alla grande. Oggi com'è andata? È andata benissimo per i ragazzi ospiti di questa casa circondariale, una giornata bella, anche il clima è stato favorevole, il sole diciamo che ha accarezzato un po' lo sforzo fisico di questi ragazzi e diciamo che è stato salutare innanzitutto l'iniziativa, perché sono ragazzi abituati a stare in piccoli spazi, nelle loro celle, quindi tenerli per delle ore all'aperto e poter scaricare tutte le loro energie penso che sia importante. Per noi poi doppiamente positivo, perché noi siamo presenti qui nel carcere, posso dire da ormai 12 anni, e siamo vicino alla direzione e agli educatori per ogni attività che è protesa al recupero di queste persone, perché soprattutto questo, a noi non interessa il reato, a noi interessa l'uomo, al centro mettiamo la persona e la sua dignità, quindi benvengano queste iniziative, ci troveranno sempre favorevoli e disponibili da protagonista con loro, perché
devono vederci sempre in mezzo a loro, è un segnale di speranza, è una mano tesa che diamo. Perfetto, ti ringrazio, sei sempre gentilissima. Grazie, auguri per la tua attività. Grazie per le belle parole. Grazie. Siamo in compagnia di un atleta, Alfonso, che ha partecipato a questa maratona all'interno. Sì. Come la trovi questa iniziativa? Come ti è sembrato? Positivo. E poi? Bellissimo. Bellissimo. Sì. Senti, tu insieme ai tuoi compagni, sì, come vi trovate qua? Benissimo. Benissimo. Ci fa piacere sentire, sì, da i protagonisti, diciamo, di questa iniziativa, sì, che hanno apprezzato questa manifestazione alla sua seconda edizione. Sì. Senti, vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, mio padre e i miei amici di Mondragone. Perfetto, ciao, grazie. Un altro atleta, diciamo, no, di questa giornata, Gennaro, sì, che praticamente ha concluso sta gara. Sì. Come iniziativa, come l'hai presa? Come iniziativa abbiamo preso giusto per uno sfogo. Bella iniziativa che avete fatto qua all'interno. E sinceramente siamo scesi a fare questa manifestazione con voi con tanta voglia e tanto spirito di partecipare. Sì, 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 sì. Senti, vuoi mandare un saluto ai tuoi? Sì, mando un saluto alla mia famiglia che si trova a Napoli, in particolare ai miei figli e alla mia convivente. Perfetto, un bacio. Grazie. Buongiorno. Hai partecipato a sta gara, ti è sembrata la manifestazione? Come ti è sembrata? Una bella manifestazione, ci siamo divertiti, una bella gara e siamo stati bene, tutto bene. Perfetto, quindi speriamo che l'anno prossimo tu qua non ci stai. Speriamo di farla fuori. Però di farla fuori, bravo, invece, io volevo arrivare proprio. Di parteciparci fuori. Senti, a te volevo fare una domanda particolare. Da parte dell'onorevole Formisano, sì, ha lanciato una proposta attraverso i nostri microfoni, quella di poter utilizzare tu e i tuoi compagni anche fuori, diciamo, in città, per quello che possono essere, che ti devo dire, il taglio dell'erba, cercare, certo, di portarvi in città, stare in mezzo alla gente. Come ti sembra questa iniziativa? Magari che fosse possibile fare una cosa del genere, sarebbe una cosa bellissima. Perfetto, noi Vorrei fare un saluto e saluto tutta la mia famiglia di Frosinone, un abbraccio a tutti quanti, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Qualche altro che vuole dire qualcosa? Vai, diciamo. Come l'hai trovata questa iniziativa, Maurizio? È un'ottima iniziativa, però sì, un'ottima iniziativa pure come una cosa di sfogo, per passare un'ora diverso. Io penso che poi dovrebbero fare più spesso una cosa cose così, eventi così, diciamo. Voi avete delle ore a cui vi potete dedicare allo sport, anche se qui insomma, è limitato lo spazio, sì, eccetera. Però ho visto un bel campetto di calciotto. Quello ce l'abbiamo una volta a settimana, ce l'abbiamo. Fare un torneo. Abbiamo fatto anche il torneo di calcio, sezione contro sezione. Purtroppo noi siamo arrivati ultimi, la squadra nostra. L'importante è partecipare, vincere è importante, ma partecipare è importante, importante. Così. Maurizio, grazie. Volevo fare un saluto, prego, a mia madre, a tutta la mia famiglia e al compagno mio che c'è un cielo a Romoletto. A posto. Commovente queste belle dediche. Puoi dire due parole? Di Roma, tutte e tre. Tiziano Pettorale 69, sì, bella gara la tua, ti ho visto passare qua col frontalino varie volte, insomma comunque sì, una bella gara, sì, l'hai finita, quindi sì, è stata positiva, è vero? Sì. Lo potrebbero fare molto più spesso questi eventi così, pure per farci passare il tempo a noi, perché qui il tempo è fermo. Siamo 20 ore chiuse su 24. Ecco, ragazzi, coraggio, perché voi siete giovani, dovete assolutamente vincere questa gara con la vita, no, quella è importante, non dovete mollare mai, non dovete... quello mai. Bravo, grazie Tiziano, grazie. Volevo fare un saluto a mia madre e alle mie sorelle. Con la maglia della Lazio e poi sta facendo. Quindi è inutile chiedere per chi tifa. Per la Lazio, chiaramente. Senti, come stai innanzitutto? Sto come bene. Ti è sembrata questa manifestazione? Una bella emozione. Si potrebbero fare un po' più spesso queste cose, pure eventi sportivi di calcio, con il Cicci di Cassino, la squadra di Cassino.
noi lanciamo una sfida alla squadra di Cassino, noi della terza sezione del primo piano vecchio a disposizione. Deve essere una buona soddisfazione, ho finito tutti i giri, mi sono divertito, un saluto a tutti quanti i ragazzi di Roma, che sono di Roma. Vuoi salutare in qualcuno particolare? Saluto tutta la famiglia e tutti i compagni romani e tutti i miei amici della curva di Ludici Bella Lazio. Arrivederci. Bene, grazie. E allora raccogliamo questa sfida al calcio, alla squadra del Cassino, con la speranza di poterla portare qua. Vorrei ricordare che quest'anno, insieme a questo evento sportivo, la WISP Lazio Sud-Est ha pensato anche un po' alla cultura. Ci sarà adesso l'intervento della dottoressa Irme Civitateriale, che viene applaudita da tutti i ragazzi. Adesso io penso che non debba dire molte cose io, perché basta guardare i sorrisi di tutti e la gioia che è negli occhi di tutti. Perciò io ringrazio gli organizzatori e tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questa giornata. E io penso che questa oggi sia, voglio pensarla come una corsa verso la libertà però accompagnata da tutti i valori che sono insiti nello sport, la solidarietà, il rispetto delle regole e la solidarietà fra tutti. Quindi questa corsa rappresenta un augurio per poi fare un percorso più lungo e con un altro orizzonte. Grazie a tutti e alla prossima. Alla prossima. consegniamo adesso la stella, una stella per la direttrice che la tiene sulla sua scrivania come posacarte. Prima di passare la parola a dottor Viola, vogliamo gratificare, premiare, perché sono stati vicino a noi, il delegato provinciale del CONI, il coordinatore dei fiduciari. Il coordinatore dei fiduciari, prego. Grazie. Pesco Solido. Grazie. Grazie. E passo la parola al dottor Riccardo Viola, presidente del CONI regionale. Io mi riallaccio a quello che diceva il direttore. L'impegno nostro, che mi prendo insieme a Giovannetti e a tutto il mondo dello sport, l'impegno che io prendo nei vostri confronti, poi l'augurio che la prossima volta non ci vediamo, nel senso, però io chi c'è, l'impegno che mi prendo è: noi come CONI siamo a disposizione per interrompere la noia che rappresenta le vostre giornate. Lo sport vi può aiutare, da questo punto di vista siamo disponibili. Con Orlando abbiamo fatto a Re Bibbia tantissime manifestazioni, le faremo anche qua, con alcuni di voi ci siamo visti anche a Re Bibbia. Potremo portare avanti iniziative di sport che dipende dalle vostre richieste e dalla nostra disponibilità. Possiamo organizzare dei corsi, possiamo fare delle manifestazioni, possiamo fare tante cose. Io credo che lo sport sia un diritto di tutti e voi avete diritto a fare sport. Quindi questo è l'impegno da parte nostra. Grazie. Anche a lui, perché ci è stato molto vicino, ci starà vicino. Assolutamente. Questa è la stella del nostro comitato. Grazie, grazie. Io volevo ribadire quello che il presidente Viola ha detto: lo sport, ragazzi, unisce e fortifica e rende più forti nel corpo e nella testa. Quindi continuate a praticare lo sport, qualsiasi tipo di sport. Questo in particolare vi aiuta a liberare la testa. Ve lo dice uno che lo fa tutti i giorni questo, quindi in gamba e forza che andranno meglio le cose. Allora inizieremo la premiazione. Noi premieremo, oltre che premieremo tutti con la medaglia, però ci siamo fermati a 23. Riccardo mi ha detto: perché 23? 23 perché primo, secondo e terzo, e poi ci sono 20,
20 trofeini di questa manifestazione. Io parto dal 23esimo, che è Puzzone Ciro. Vai. Poi, scusate la calligrafia, se non il cognome, 22esimo Marius. Chi è Marius? 22esimo. Manzo Ciro. 20esimo di Silvio Ferdinando. Ferdinando. No, lì lì, dalla dottoressa. 19esimo calce Carmine. Che adesso calma, perché c'è sesso femminile, quindi dottore. Ma dove fanno altri 5 giri? Vabbè, ma che c'è? Francesca Marotta. Diciassettesimo Amabile Gennaro. Sedicesimo Mattiozzi Maurizio. Quindicesimo Corbo Luca. Quattordicesimo El Sarai. El Sarai ha giocato ieri, non vale. Che è il? E chi ci vede? El Quasini. El Quasini. Il Cascini. Dite chi è arrivato quindi. Dai. Di Palma Massimo, tredicesimo. Dodicesimo Pasquale Luigi. Che bai, ciao, dico, ciao, senza legno, Campus Luciano undicesimo, decimo, Ferraro Diego. Nono Liguori Ciro. Ottavo Gratian Bernard. Ho detto bene? Complimenti. Settimo Danese Andrea. Complimenti. Sesto Sabatino Felice. Bravo. Quinto White Gnenu. Vabbè, abbiamo capito tutti. Vai, bravo. Quarto Jansen Kaspar. Bravo. Volevo dire una cosa, permettetemi. Grazie di tutti della vostra partecipazione. Andiamo, prendi il coso, andiamo. Terzo Mingioni Marco.
Secondo Cristofo. Grazie. Primo classificato Dadan Omar. Allora, una curiosità dall'anno scorso a quest'anno, si sono invertiti i numeri. Complimenti ragazzi, complimenti. È terminata, diciamo, questa stupenda, magnifica manifestazione, c'è piena soddisfazione. Sì, tantissima, la soddisfazione più bella è di vedere la gioia negli occhi di tutti e anche diciamo, la consapevolezza che fuori c'è dell'altro, c'è chi aspetta le persone con solidarietà, con la voglia di riavere gente però che riconosce di aver sbagliato e che si incammina in un percorso nuovo, un percorso di libertà e di rispetto delle regole della società. Dottoressa, una domanda provocatoria. abbiamo chiesto un'impressione all'onorevole Anna Teresa Formisane, la quale si è dimostrata entusiasta di questa iniziativa e che lei propone, non so adesso come sarà, propone la possibilità di utilizzare questi ragazzi sfortunati anche per inserirli nella città, non so, col taglio di erba, certo, l'arredo, eccetera. È una provocazione che noi lanciamo alla giunta comunale, al comune, perché noi ci mettiamo a disposizione. Loro hanno voglia di far capire che possono essere utili alla società, quindi insomma, tranne qualche pratica burocratica, che noi insomma siamo pienamente disponibili, perché loro sono pienamente disponibili a mostrare che possono essere utili alla società all'esterno, quindi vogliono rivolgere all'esterno la stessa attenzione che in alcune circostanze le persone più sensibili rivolgono all'interno. Bene, noi rilanciamo la proposta, certo, sua di Anna, l'onorevole Formisano, al sindaco Per Arconi, il quale era qui, e speriamo che insomma possa dare, diciamo così, no? Sono sicura che vorrà collaborare, anche perché nell'interesse della città di Cassino, sì, alla quale anche la casa circondariale appartiene. Lei è sempre molto precisa, noi la ringraziamo intanto per l'ospitalità. Grazie a voi per la sensibilità, grazie. Speriamo di ritornare l'anno prossimo. Speriamo di sì, e anche prima edizione, per fare qualche altra cosa, qualche altra iniziativa altrettanto saremo bella. Saremo presenti, sicuro. Grazie. Grazie, grazie. Viva, cantiamo viva la vita. Viva, e nasca un fratellino di più. Viva, affascina la vita. Viva, e voi una cicogna di più. Tutti d'accordo che l'uomo si affidi a Gesù, come sorgente d'amore lui sa perdonare.